Beh, questa è una storia vera, ci ho pensato qualche anno a come raccontarla e poi ci hanno proposto di andare a fare uno spettacolo a Stoccolma in tre, per tre persone. Allora, grazie a quell'occasione lì ho trovato la forma per scrivere questa storia, che era prima un diario ed è diventato teatro. Erano passati 4 anni dal diario, per cui per la prima volta potevo cominciare a toccare la materia. Buona salute. Bene, non sta. Se sta benissimo, cos'ha che non sta bene? Una che non è in paradiso, speriamo che il Signore ce la mandi in fretta. L'altra che è sulla terra, e speriamo che il Signore ce la mandi via in fretta. Hai avuto un attacco epilettico? Lo so. Ma non mi ricordo per niente. Difficile inizialmente per me e per Iris trattare questa storia come una pièce di teatro e non come qualcosa che era successo a noi, però era qualcosa di cui avevamo bisogno naturalmente, perché la gente viene a teatro per vedere una commedia, non per vedere i fatti nostri. Cosa hanno detto? Che la sua situazione è grave e che la portano in ospedale. Marta? Si è spaventata tantissimo, però adesso è più tranquilla. E Allora andiamo tutti là. poi cosa facciamo? Questo non lo so. Il primo che si è manifestato comunque è stato suo fratello Cesare. Maria Pia, io non ricordo bene il giorno della sua nascita. Era il 2 settembre del 1943. Mamma? Cosa c'è? Lo sai benissimo cosa c'è. Allora sogni. Sì. Tutte quelle triturine, come i rotolini dietro le orecchie. Marta. È un mare di ovatta con tante cose buone. Le persone, i rapporti con le persone, le cose che abbiamo amato, i quadri, i gamberoni, i cachi d'autunno. E poi il pubblico che fa mezzo spettacolo, soprattutto nel nostro caso, perché la nostra non è una storia forte alla Shakespeare, dove noi andiamo avanti con la vicenda anche se siamo da soli. La nostra è una storia dove lanciamo delle cosette e dobbiamo ascoltare l'effetto che fa, per cui passiamo più tempo ad ascoltare che a parlare. Successo? Pensavo di farcela stupidamente. È la storia di un camminato per casa mia. Look. Là dove c'era. Voi qui ridete, scherzate, ma guardate che qui c'è gente che soffre davvero. Cos'è successo? Ci hanno sgridati perché faceva un rumore. Sì, i nostri dirimpettai dicono che loro soffrono davvero.